Allora, dunque, come avete sentito dal servizio, questa mattina c'è stato un incontro a Pesaro con il prefetto e era presente anche la presidente di Adriabus, Lara Ottaviani. Ottaviani che è collegata con noi. Buonasera, presidente. Allora, buonasera. Che cosa avete deciso? Ci saranno, secondo lei, delle criticità a partire da venerdì? Conferma i 30 più o meno autisti che non si presenteranno al lavoro? Prego. Dalla serata di ieri fino ad oggi abbiamo effettuato una rilevazione più puntuale dei numeri all'interno dei nostri autisti. In questo caso parliamo proprio degli operatori del servizio, quindi gli autisti che sono sulle strade. Purtroppo siamo al dato aumentato, cioè stimiamo che tra i 40 e i 45 autisti potrebbero da venerdì 15 non scegliere di non esibire il Green Pass e quindi non svolgere il servizio di trasporto pubblico. Ovviamente per noi questa è una grossa criticità perché è un numero molto rilevante di operatori che mette in difficoltà tutto lo svolgimento del sistema che è in piedi ed è delicatissimo perché il trasporto pubblico nella nostra provincia è organizzato in modo molto capillare, quindi difficile poter far fronte a una mancanza di così tanti autisti appunto da venerdì. Ecco, senta Presidente, volevo chiederle come gestirete dunque queste criticità? Perché poi al lato pratico chi ci ascolta da casa deve capire se venerdì forse è il caso di organizzarsi con mezzi alternativi oppure no. Allora, noi ovviamente siamo al lavoro per riorganizzare tutto questo servizio che le dicevo, considerando le unità in meno che avremo a disposizione, il che significa ovviamente cercare di non far mancare il servizio nelle fasce più delicate, come quelle del trasporto scolastico o quello del rientro dei lavoratori pendolari, magari eliminando o togliendo linee oppure insomma operatori da quelle che sono le fasce con meno utenza. Questa è un po' la linea che potremmo dover seguire. Ovviamente i disagi non mancheranno. Ecco, senta Presidente, a me piace sempre ai telespettatori, quindi per voi l'utente finale, cercare di non complicargli la vita più del previsto. Allora, mi pare di capire che quel giorno si tratterà soltanto di capire in tempo reale quello che succederà, cioè non c'è una previsione più certa, nel senso che quella mattina uno si deve prendere l'autobus, si reca lì sul posto e poi aspetta, se arriva arriva, se non arriva. Non, speriamo di non arrivare a questo punto, nel senso che noi continuiamo con la rilevazione delle nostre mancanze di unità e ovviamente in accordo e in collegamento con la prefettura vorremmo comunicare questi dati nella maniera più veloce in modo che poi anche le scuole siano in grado di organizzarsi a loro volta come riterranno opportuno e quindi magari comunicare a casa alle famiglie che quali saranno le misure migliori da adottare, se cercare di organizzarsi con mezzi propri o in altra maniera, cosa che sarà saranno le scuole a indicare. Noi cercheremo di Sì, avete previsto qualche sito, qualche cosa dove poter vedere in tempo reale appunto l'andamento, non so, una pagina? Noi abbiamo il nostro, ovviamente abbiamo il nostro sito ufficiale e abbiamo anche le pagine social, sui principali social che danno comunicazione in tempo reale, quindi ovviamente quelle saranno ben utilizzate, però ecco, ribadisco, ci sarà una comunicazione anche da parte degli altri enti coinvolti, dalla prefettura scuole, insomma. Il prefetto, qual è l'aria? Che aria tira? Che cosa vi siete detti? Ci siamo detti che siamo tutti molto preoccupati perché la situazione è una situazione comunque da considerarsi di emergenza all'interno dell'emergenza che stiamo vivendo già da tantissimo tempo. La parola d'ordine dovrebbe essere che tutti devono collaborare, noi in prima persona e col massimo dello sforzo che possiamo fare, stiamo anche cercando di reperire nel tempo più veloce possibile nuovi autisti, ma anche tutti gli altri enti interessati dovrebbero cercare di darci una mano e venire incontro a questa situazione che sicuramente sconvolge quelli che sono gli equilibri fino ad ora instaurati. Bene, intanto grazie alla Presidente di Adriabus, Lara Ottaviani, buon lavoro.
e naturalmente se avrete necessità di comunicare anche attraverso la nostra emittente sapete insomma quali sono i canali. Grazie e arrivederci. Grazie.